Parliamo di mafia vera, una serie di episodi che si sono incrementati, sono preoccupanti di incendi di automobili. Lei ritiene che questi siano da mettere in relazione sempre alle questioni e al potere dell''ndrangheta Reggio Emilia oppure hanno un'altra agenda? Anche qui non generalizziamo perché diciamo, gli incendi delle macchine sono dei segnali di una conflittualità sicuramente che può essere ascritta a qualche cosa di illecito, ma dire che è tutta 'ndrangheta, tutta mafia, anche qui mi sembra troppo generico, anche sull'ultimo episodio insomma, abbiamo dei dubbi che si tratti effettivamente di un fenomeno di questo tipo, ci stiamo indagando. Più in generale, devo dire, visto appunto che mi avete sollecitato sull'argomento 'ndrangheta, che sì, ho riscontrato come ecco, prima impressione, poco più di 2 mesi che sto qui, che è una questione che è stata molto, diciamo, pesante per questa comunità. Ecco, io avverto ancora ecco, il contraccolpo che a livello proprio sociale della vita quotidiana si è avuto in relazione a questa inchiesta. E a cominciare dal mio interno, dalla questura, ho subito cercato e sto cercando di, come dire, di infondere serenità, no, perché poi alla fine qua dobbiamo andare avanti, dobbiamo occuparci di queste cose e io dico che le forze dell'ordine, non per autocelebrarci perché non sono proprio il tipo, ma ho avuto una sensazione che stanno sul, più di una sensazione chiaramente, che stanno effettivamente sul pezzo, non solo la polizia ma anche gli altri. E ci sono ancora dei filoni investigativi in corso e quelli devono andare avanti. Dopodiché, però, qua la vita deve continuare normalmente come avviene in una città sana, pulita come Reggio Emilia. Cioè, non è che poi dobbiamo, voglio dire, nel nostro quotidiano, nelle nostre relazioni, no? Essere oppressi da questa. Certo. Da quello che è avvenuto, che sicuramente ha un peso, e anche con la stessa questura, perché qualcuno all'inizio appunto mi dice: ma lei è venuto, deve fare pulizia. Ho subito chiarito che la questura, come la città, è pulita, ma che scherziamo, siamo, insomma, abbiamo anticorpi che funzionano, li ha la questura e li ha la città, per cui. E armi, c'è una a Reggio Emilia c'è da tempo un giro di vite dal punto di vista del controllo sulla detenzione di armi da parte dei cittadini. Ecco, com'è la situazione? Quanti sono i cittadini adesso che dispongono di armi? Certamente c'è un grosso numero su cui stiamo facendo accertamenti, sia dal punto di vista medico e attitudinale, sia dal punto di vista, diciamo, della loro condotta. Ci sono anche molti collezionisti importanti, insomma, sì, effettivamente confermo che c'è un grosso numero di armi. Era ovviamente prima di me iniziata un'attività di verifica e anche di ritiro di armi che noi proseguiremo nel caso in cui appunto i requisiti non fossero più in capo alle persone. Io faccio un'ultima domanda, poi passo la parola a voi. Riguarda il fondamentalismo islamico, lo jihadismo, i collegamenti con lo jihadismo, possibili terminali del terrorismo islamico in città. Non ci sono però al momento evidenze, ecco, io non ritengo che ci sia nessun motivo per ritenere che questa città sia a rischio, ecco, di attentati. Niente, io le volevo chiedere, visto che lei prima ha detto appunto del controllo del territorio, in un certo senso la questura e comunque tutte le forze dell'ordine ci mettono la faccia nei confronti della città e dei cittadini, volevo capire un attimino l'incidenza del fenomeno della microcriminalità giovanile, stando anche agli ultimi fatti di cronaca. Mi viene in mente il ragazzo di Napoli che è stato accoltellato per strada mentre andava a fare una commissione. Ecco, l'incidenza di questo fenomeno qui a Reggio Emilia, se ci sono armi, diciamo, che usate per prevenire questo tipo di fenomeno. Allora, non abbiamo a Reggio, da quello che mi consta al momento, dei fenomeni di bande giovanili che commettono reati. Diciamo, abbiamo una gioventù a rischio. In riferimento alla diffusione dell'alcol e in riferimento alla diffusione delle droghe. E io su questo voglio incidere particolarmente. E allora bisogna fare appunto dei controlli sullo spaccio, bisogna fare dei controlli nei locali pubblici, negli esercizi che vendono l'alcol, bisogna fare dei controlli all'esterno delle scuole e bisogna anche
fare, oltre ai controlli, un'attività divulgativa, perché poi le cose vanno un po' anche spiegate, e questo io dico che va fatto un po' a 360 gradi, non soltanto rispetto agli giovani italiani, anche rispetto agli extracomunitari. Io da altre esperienze vi dico che molti di questi ragazzi, che sono giovanissimi, i profughi, questi sono ragazzotti, anche loro, giovani, sembrano più grandi di quello che, ma alla fine sanno tutti di tra i 18 e i 20 anni, la maggior parte che arrivano qui, sono spesso assolutamente ignoranti delle regole del vivere civile e delle regole delle leggi del paese in cui sono capitati. E anche queste cose, secondo me, non è che è sbagliato, anzi è quello che vogliamo fare, cioè accompagnare un'attività di controllo e, se serve, di repressione, a un'attività divulgativa. Io ci ho provato, appunto, nella mia precedente sede, e lo farò pure qui, cioè io voglio insieme chiaramente al comune, agli enti che si occupano della gestione dei profughi, organizzare degli incontri per spiegare loro alcune cose essenziali, e anche per far sentire un po' la vicinanza e anche la presenza, insomma, di uno Stato che c'è e che li osserva. Questo quindi per quanto riguarda gli immigrati. Per i giovani, a cui lei si riferiva prima, in genere, ripeto, un'attività soprattutto di prevenzione che bisogna portare avanti e che porteremo avanti per evitare guai peggiori in futuro. Fenomeni di vere e proprie bande giovanili a Reggio. Lei è stato minacciato online dai CARC, dal gruppo dei CARC sul sito Caccia allo Sbirro. Come ha vissuto appunto questo periodo, un lungo periodo in cui lei è stato sotto il mirino di questi gruppi estremi politici, e come lo vive questo problema in generale la questura? Guarda, in realtà questo è qua rimasto un po' un mistero, perché quelle minacce a cui si riferisce sono... riguardano fatti molto vecchi, insomma, passati. Io ho fatto una vita il dirigente della Digos a Napoli, e all'epoca, appunto, alcuni gruppi estremistici organizzarono questo sito in cui chiedevano a tutti di dare notizie su alcune persone, diciamo, i repressori, eccetera. Devo dire che in realtà la cosa adesso non mi ha assolutamente spaventato. Mi ha un po' infastidito, perché poi devi spiegare tante cose, insomma, devi spiegare innanzitutto ai tuoi familiari che succede, ma preoccupazioni assolutamente no. Volevo parlare un po' dell'ordine pubblico per quanto riguarda gli eventi sportivi. Io, essendo di Napoli, come lei, mi ha abituato brutalmente, diciamo, a quando un evento sportivo c'è bisogno di una mobilitazione abbastanza grossa. Qui magari la situazione è un po' più tranquilla, ma se un paese vivo, che ha numerosi squadre, con numerosi sport, che raggruppa tante persone, vedere un po' come viene la gestione di questi eventi. È pesante, questa sicuramente è una cosa, ecco, che fa parte delle prime impressioni. La prima impressione è che la gestione di questi eventi e la ripercussione sull'apparato questura e sicurezza in genere è pesante, insomma, c'è una grande incidenza, perché qua noi abbiamo il Sassuolo, abbiamo la Reggiana, che sono in Serie C, ma sono abbastanza insidiosi questi. Sì. E poi abbiamo il basket, che pure non me l'aspettavo, frequentatissimo. Ah, sì, c'è un